Molicemo se zdravlje duše i tijela. Adesso segue la preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Gospodine. Signore. I večera si prisutan ovdje među nama. Anche stasera sei presente qui tra di noi. Jer ti si Emanuel. Perché tu sei Emanuele, Dio con noi, Dio per noi. Zato te sada molim. Ora ti prego. Perciò ora desidero rimanere nella tua presenza. Signore, vieni nella mia vita. Predajem ti sve svoje i životne situacije i probleme. Ti offro tutte le mie situazioni di vita, tutti i miei problemi, tutte le mie ferite, tutti i miei dolori. Entra nelle mie preoccupazioni, nella mia coscienza, entra nel mio subinconscio. Riempi le profondità del mio essere e purificami, Signore. Gospodine. Signore, all'inizio di questa preghiera želim ti vjerovati. All'inizio di questa preghiera desidero crederti. Perciò ti prego di rafforzare la mia fede. Che questo non è un incontro di passaggio, ma incontro nel quale tu riempi il mio essere, l'incontro che cambia, l'incontro che trasforma, l'incontro che consacra. Perché tu sei Dio onnipotente. Ja ti vjerujem. Signore, io ti credo. Sve na raspolaganje. E con fiducia metto tutto davanti a te, a disposizione di te. Io ti credo, io ti adoro, io ti lodo. Perché il tuo amore è grande. Perciò, Signore, ti prego, toccami con questo amore, riempimi con questo amore e fa che io sia capace di servire gli altri. Gospodine, Signore, ci hai tanto amato, da si svoj život dao za nas. Di aver dato la nostra vita per noi, la tua vita per noi. Spuštaš se na koljena i pereš noge svojim učenicima. Il tuo amore, ti inginocchi e lavi i piedi ai tuoi discepoli e ci dici mi tako činimo jedni drugim. Di fare altrettanto gli uni con gli altri. Gospodine, sada ti, Signore, želim predati svoje srce. Ora desidero offrirti il mio cuore. Riempilo con il tuo amore. Nemoćna. Perché il mio amore
impotente, Signore, guarisci il mio cuore da tutte le ferite sorte nella mancanza d'amore per poter amare te sopra ogni cosa. In modo particolare, Signore, ti prego, guarisci le ferite sorte nella famiglia. Non esiste la ferita che tu non possa guarire. Non esiste il dolore che tu non possa guarire. Signore, aiutami affinché tramite questo incontro di preghiera il tuo amore tocchi il mio cuore, affinché io possa perdonare, amare anche quando non mi è stato contraccambiato. Signore, ti prego, guarisci tutte le ferite della mia infanzia, tutte quelle ferite che oggi sono motivo di vari peccati. Guariscimi, Signore, guariscimi, risanami, rafforzami. Signore, adesso ti prego per la guarigione dell'anima e del corpo, in modo particolare, ti prego, liberami da ogni peccato. La tua misericordia è tanto grande che tu non ti stanchi mai di perdonare. Hai bisogno anche del mio pentimento. In questo momento, Signore, desidero pentirmi per tutti i miei peccati. In questo momento desidero decidere di non peccare più. Signore, rinuncio ad ogni peccato, rinuncio a Satana e a tutti i suoi inganni, alle sue menzogne e promesse. Rinuncio a tutti gli idoli, a tutte le idolatrie. Rinuncio a ogni odio, a ogni egoismo, superbia. Rinuncio a tutti quei progetti che mi hanno condotto a dimenticare la tua volontà, o Padre. Offro tutta la mia vita nelle tue mani. Incoraggiami, esortami. Gospodine, Signore, molim, da mogu donijeti čvrstu odluku. Do particolare, Signore, aiutami ad essere deciso. Questo incontro sia per me un inizio nuovo. Zajedno s tobo. Sio con te.
inizio di un cammino che porta alla salvezza. Ma che questo sia inizio di rifiutare sempre ogni giorno il peccato. Aiutami a camminare sulla via della santità. Ali tebi nije nemoguće. A te nulla è impossibile. Perché tu sei onnipotente. Snagom tvoje svemoći. Snagom tvoje milosti. Con la forza della tua misericordia e la tua grazia ti prego, aiutami, Signore. Započeti graditi na čvrstim temeljima. Aiutami a poter costruire tutto nella mia vita sulle fondamenta solide e forti. Sve vas ovdje prisutne, vaše obitelji i sve tutte le vostre famiglie, voi presenti qui e coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.